La campagna di vaccinazione anti-Covid compie un anno. Il 26 dicembre 2020 sbarcavano nell'isola le prime dosi del siero mRNA Pfizer-BioNTech, trasportate con un volo dell'esercito dall'aeroporto di Pratica di Mare. Oggi, a distanza di 12 mesi, sono quasi 3 milioni le dosi somministrate nell'isola, di cui il 67% Pfizer, 20% Moderna, 12% AstraZeneca e 1% Johnson & Johnson. Il picco più alto di somministrazioni è stato raggiunto il 22 maggio con 24.752 inoculazioni in una sola giornata, mentre per quanto riguarda le terze dosi, la cui campagna è partita a fine settembre di quest'anno, il dato più alto è stato registrato il 10 dicembre con 14.682 vaccinazioni per un totale di 413.000 dosi somministrate. Con una copertura del 79,2%, la Sardegna è fra le prime 7 regioni per popolazione che ha completato il ciclo vaccinale contro una media nazionale che si assesta al 78%. Nella fascia d'età 12-19 anni, la Sardegna è la prima regione per popolazione con ciclo completo, con la copertura del 79,11% della platea, là dove la media italiana segna il 72,36%.